qui era figlio di un santo, un musicista, Vincenzo, un musicista che studiava l'armonia del cielo, perché come lei sa, per gli antichi il cielo era un'armonia, una musica, le sfere, e tutte queste sfere insieme risuonavano e producevano l'armonia del mondo. Quindi Galilei è in cerca di una struttura armoniosa del mondo, perché suo padre deve essere messo questo modello estetico. Sapete qual è la cosa più straordinaria? Quello che Carlotta dice è molto vero e molto interessante, cioè che l'ellittica di Galilei e di Keplero, prima di Galilei che aveva seguito Kepler, che era suo amico anche di Galilei, scoprono questa cosa, ma prima cosa pensavano, signorina? Prima di Galilei, Tolomeo e tutti gli altri, che idea avevano del mondo, se lo ricorda? Chi era al centro dell'universo intorno a cui ruotava tutto? Voce? La Terra. E intorno a cui girava il Sole e le altre stelle. Il Sole e le altre stelle girate, sentire Dante che torna, a metà di tu, perché Dante credeva questo, che l'amore che muove il Sole e le altre stelle facesse girare il Sole e le altre stelle intorno alla Terra. Quindi anche le concezioni del mondo, le visioni scientifiche della realtà sono solidali, sono tutto sommato la stessa cosa della visione poetica, non cambia. Sono un modo di vedere la realtà e di rappresentarla. Poi che il Sole e le altre stelle fossero l'Eterno, l'Infinito, Dio, eccetera, è evidente. Ma quello stupendo ultimo verso, l'amore che muove il Sole e le altre stelle, è già all'inizio della commedia, quando Beatrice compare in visione a Virgilio nel secondo canto dell'Inferno e gli dice l'amor mi mosse che mi fa parlare. Questo verso è interessante perché l'amor mi mosse, l'amor che muove, c'è come, no? Poi Dante all'inizio diceva tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che ne ha con lui quando l'amor divino mosse da prima quelle cose belle. Presente Andrea, le rime, stelle, belle, le parole chiave ci sono tutte, amore, mosse, il sole e le stelle. C'è già l'ultimo verso della commedia, è già nel secondo canto del primo canto dell'Inferno, dall'inizio alla fine di un solo arco. Questa è una grande armonia del mondo, no? Anche la commedia, anche dal punto di vista che dicevamo con Martina, della struttura, dello schema, dei dinamismi interni, Martina lei fa il medico, ma si porti dentro questa idea dell'armonia del mondo. Secondo me un buon medico, lei cosa vuole fare? Secondo me l'informatico, proprio l'informatico, secondo me lo fa l'ingegnere, vero? Secondo me uno su tutti voi vuole fare il professore di liceo di letteratura italiana, ma va benissimo che sia uno solo. Noi non vogliamo creare dei italianisti, noi dobbiamo creare dei buoni cittadini che abbiano alla base un umanesimo in cui tutta questa cosa stupenda che è la letteratura significa armonia della realtà, visione del mondo che si rende complessa, tanto più è complessa la visione del mondo dei grandi artisti di cui studiamo i testi. Chiara l'idea, Martina? Quindi farà del bene alla sua professione se lei legge molto Dante. Farà meglio la chirurga. Quando lei sarà lì a fare un'appendicite, la moglie che muove il sole e l'altra sera. Mi raccomando, si concentra sull'appendice. Bene, ma ci sono domande sulle cose un po' generali, e spero però non generiche, che vado dicendo, sia dai professori sia dagli studenti. Vediamo che i tempi come siamo. Sì, qualche, no. Qualche considerazione? Anche critica, spero di no. Cioè, ma lo sapevamo che c'era bisogno di fare tanta fatica. Le parole al centro, il testo prima di tutto, in secondo luogo le idee, vengono dopo le idee, ed è più facile penetrare attraverso i testi, la loro complessità, i molti, molti strati. Vi siete accorti di quanti strati ci sono nelle parole dell'arte? Tipo, vi dite voi, tipo, l'amore che vuole il sole e le altre stelle, vabbè, invece è Dio, vabbè, sarà Dio, ma sarà anche Beatrice, no? Se quella diceva l'amore mi mosse che mi fa parlare, ci sarà un qualche rapporto tra questa benedetta Beatrice
Chi è questa Beatrice? Uno è arrivato, non lo so. È la sapienza, oppure è l'intelligenza, vede tutto. Hai anche Beatrice. La donna dei miei pensieri. La donna classica della tradizione cortese. Ed è questo un problema, cari professori, perché dal momento che la riforma Gelmini impone di dislocare il secondo anno, quello contemporaneo al quinto ginnasio o il secondo liceo scientifico, l'insegnamento delle parti preliminari rispetto a Dante, ossia tutto ciò che è il Medioevo, per capirci, Sant'Agostino, l'allegorismo, i bestiari medievali, la cultura cortese, la cultura comunale, la scuola siciliana, Guidone d'Arezzo, ma certo che a 15 anni è facilissimo capire Guidone d'Arezzo, non c'è nessuno. In questo modo abbiamo fatto spazio per la contemporaneità e quindi potremo leggere Ignazio Silone, tutta la buona pace per Silone, o Corrado Alvaro, tutta la buona pace per Corrado Alvaro, invece che Guido Benizelli, Guido d'Arezzo o Guido Cavalcanti, chi è? Lei Cavalcanti l'ha letto un po'. Pena è sua, pensi che Pena sta provando Giovanni? Era amico di Dante Alighieri, era poeta emergenza del fine del 1900, apparteneva al Sinodo. Lei lo sa perché si chiama Sinodo? Anche se era funzionario contro la all'epoca. Ma lo sa perché lo Sinodo si chiama Sinodo? No, lo chiamiamo dolce spinoco, no? Sa chi si è inventata questa formula? Ma sempre il solito, sempre lui. Dai, sempre lui, sempre Dante. Dove vai, lo scappi, è sempre Dante, che ha inventato tutto, tutto, tutto. Il più grande scrittore di ogni tempo si è inventato metà della letteratura. Ha fatto fuori tutti quelli che c'erano prima e ha cominciato la storia di tutti quelli che sono arrivati. Dante nel 24 del Purgatorio incontra con l'aggiunta degli Orbiciani, un piccolo poetico di Lucca, Gentucca, ma rima Lucca Gentucca, sentite che Gentucca dice gente dal poco valore, di poco valore. E con l'aggiunta gli fa un inchino e gli dice: ah, issa vengio, adesso ho capito chi sei tu. Sei Dante Alighieri, quello che ha scritto Donne che avete intelletto d'amore. Sentite un po' che bel verso questo. Stiamo sulle parole prima che sull'idea. Le parole chiave sono, vediamo, donne che avete intelletto d'amore. Cosa? Donne, microfono. Donne. Donne, intelletto, amore. Vale, cioè uno che è riuscito in un verso a metterci tre parole come donne, intelletto e amore, uno capisce quasi tutto, no? C'è già Beatrice. Pensi, arriva alla fine, Beatrice, e poi dice luce intellettuale piena d'amore, amor di vero ben pien di letizia, letizia che sovrasta ogni dolzore, che sovrasta non è giusto, sbaglio io, insomma, che supera ogni dolzore, insomma, il concetto è questo. Le parole sono sempre quelle, vedete? Donne, intelletto, amore. Beatrice al centro, una donna che ha intelletto d'amore, cioè che capisce l'amore e contemporaneamente la cui mente è amore, e nella mente di Dante la luce intellettuale piena d'amore che sta scrivendo la commedia. Ecco, noi stiamo, senza renderci conto, in questo modo lavorando con l'allegoria. Stiamo facendo dell'allegorismo. Riteniamo che sia più semplice spiegare dell'allegorismo dentro il testo. Sappiamo che non è mica la roba di tutti i giorni affrontare l'allegorismo, ma come facciamo se non abbiamo più tutto il Medioevo? E se, come dice bene lei, Guidone d'Arezzo dobbiamo digerirlo in seconda liceo e non abbiamo certo il tempo di occuparci anche dell'allegorismo e magari della scuola siciliana? Faremo un po' di esempi linguistici in cui racconteremo che la lingua italiana è nata lì e che c'è stato un forte apporto
dello stil novo nella codificazione di un canone, eccetera, linguistico, eccetera, eccetera. Rischiamo di perdere le nostre radici storiche. Cioè, rischiamo di perdere quei fondamenti che voi non potete avere perché non li avete per natura. Perché non è che se uno mi dice per natura all'egoismo mi dica, beh, certo, è evidente, capisco perfettamente perché ho letto Ugo di San Vittore o Guglielmo di Sentieri. No, è chiaro. Allora, occorre non perdere questo appuntamento fondamentale. Cioè che si capisce meglio il moderno, il contemporaneo, a condizione che si siano posti dei radicati fondamenti dell'antico e medievale nelle fondazioni del moderno. Se noi ragioniamo su Dante e il Novecento, all'altezza di Dante, e poi riprendiamo nel Novecento qualche esempio, Giorgio Caproni, uno dei poeti più belli che possiamo insegnare. Pensate che c'è una poesia di Caproni che si chiama Le biciclette, un poemetto epico, la guerra, la morte forse di qualcuno, forse dell'amata, e poi ogni stanza, ogni strofa di questa poesia si chiude con il tempo ormai diviso. Tutte le strofe scandiscono questo ritmo, il tempo ormai diviso, e tutte queste parole, diviso, 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 fanno sempre fine con viso. Perché? Perché Dante fa questo nel quinto dell'inferno. Questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. È una storia antica questa delle rime, viso di viso. E Dante, prima ancora era in Cavalcanti, prima ancora era un Giacomo d'Agostino. Ma c'è tanto bisogno di prendere tempo sulle parole in rima quando abbiamo ben altro da fare? Forse la storia della tradizione viene a galla anche, se non solo, attraverso la lingua e le evocazioni di memoria che i singoli poeti hanno potuto fare.